Ci sono 8 giovani pipistrelli che dovranno essere presto liberati, sono arrivati ancora lattanti e sono stati allevati prima col loro latte e poi a mano svezzati. Adesso sono perfettamente svezzati e in grado di volare. Adesso proviamo a prenderne 2 e gli offriamo da bere e da mangiare prima di essere liberati. Saranno liberi tutta la notte. Liberi di volare, di allenarsi, perché poi presto dovranno essere liberati, proprio all'esterno. Eccone 2 qua, vediamo di chi si tratta. Allora, questo è un pipistrellino di Savi, è un pipistrello antropofilo, vive vicino all'uomo, spesso nelle nostre case, tra la grondaia e il muro, dentro le zanzariere, nei cassetti delle finestre, sotto i tetti. E quello sotto è un pipistrellino, anche questo antropofilo, di un'altra specie, un pipistrellino albolimbato. Più o meno hanno tutte e due le stesse dimensioni. Da adulti pesano 4-5 grammi. Sono stati portati che erano piccolissimi, pesavano circa 1 grammo e prendevano il latte, un latte speciale. Adesso invece sono già in grado di mangiare le camole della farina, che sono un alimento che per loro non è naturale, ma è l'unico alimento che possono mangiare in cattività. Questa è la prima pipistrellina arrivata quest'anno, è arrivata il 20 giugno ed avevo 1 giorno di età. È stata ritrovata dai bambini di un asilo a Cesenatico e portata immediatamente al centro dalla maestra, che ha avuto un permesso speciale per venire fino al centro. Perché è indispensabile, quando si trovano degli animali cuccioli, portarli immediatamente al centro. Hanno bisogno di mangiare molto spesso e se si disidratano a volte non è più possibile recuperarli. A volte riescono a mangiare anche in volo. C'è un esemplare di mignottero, una piccola cucciola. Il mignottero è un pipistrello che vive esclusivamente in grotta e proviene dalle grotte di Onferno. La sua scatola ha delle rigature anche sulla parte superiore, perché questi stanno appesi alle volte delle grotte e quindi ha bisogno di stare proprio appesa a testa in giù questa. Come dimensioni raggiunge da adulto circa i 20 grammi. Per il momento prende ancora il latte. Allora, questo esemplare di mignottero, abbiamo detto che viene dalle grotte di Onferno, è stato ritrovato dalle operatrici nel fango e quando è arrivato era completamente coperto di fango. Adesso gli sto dando un latte preparato apposta per lei, caldo alla giusta temperatura, e glielo do con una siringa da insulina con un beccuccio più piccolo in modo che sia più adatto alla sua bocca. Questo esemplare dovrebbe avere già diverse settimane d'età, è qui al centro da una decina di giorni ma ancora non è svezzato. Ha il muso abbastanza schiacciato rispetto ai pipistrelli di Savi e ai pipistrelli albolimbati e le ali più grandi. L'orecchio è l'orecchio classico dei pipistrelli,
ha un padiglione auricolare più grande che serve per percepire i suoni a bassa frequenza, quelli che udiamo anche noi, e all'interno c'è un'altra piccola struttura che si chiama trago e serve per percepire gli ultrasuoni. I pipistrelli che sono al centro in questo momento emettono tutti gli ultrasuoni dalla bocca, ma ci sono dei pipistrelli che hanno una struttura apposta sul naso per emettere gli ultrasuoni.